Buongiorno, ben arrivati. Grazie alla vostra partecipazione. Noi siamo qui da questa mattina perché abbiamo cominciato tutti gli adempimenti di routine che sono connessi ovviamente alla fine della stagione, della preparazione. I ragazzi sono tutti qua. Aspettiamo poi, ovviamente, sabato e Mora che arriveranno nei prossimi giorni reduci dai playoff che conoscete tutti quanti. Io ovviamente vi porto il saluto della società, in primis del presidente Luca Donasi, che sarà poi qui domani, verrà la squadra eccetera. Questa mattina presentiamo tre dei nuovi sette arrivati, che sono Boccalon, Proviso e Fischnaller. Ovviamente le domande che volete fare sono assolutamente libere, eccetera, eccetera. Non so se vi volete ancora presentare una volta. Il patto con la piazza e con la struttura è stato, come dire, concitato e pieno di cose, perché stamattina abbiamo già lavorato parecchio. Ricordo che poi ci potete chiedere direttamente le foto per le vostre testate, le abbiamo già realizzate tutte quante, quindi siamo a disposizione. Chiedo un brevissimo ritratto ancora vostro per presentarvi ai colleghi e poi lasciamo spazio alle domande. Chi comincia? Sono la maglia verde. Almeno giovane. Prego. Buongiorno a tutti. Sono molto entusiasta di come mi hanno accolto, di come ci hanno accolto quei giorni. No, beh, tanti scherzi, tutti quanti. C'è grande entusiasmo da parte della società, da parte del direttore, da parte di tutto ciò che gira intorno ad Alessandro. Noi sappiamo quali sono gli obiettivi e li sappiamo bene, ce li abbiamo bene in testa. Sicuramente sarà un campionato tosto, cioè dobbiamo lavorare, dobbiamo sudare in campo per far sì che si possa vincere. Ci sono altre squadre che sono state attrezzate per fare un buon campionato, però allo stesso tempo noi dobbiamo pensare a noi, dobbiamo pensare a ciò che vuole il mister sotto l'aspetto del gioco, sotto l'aspetto della mentalità, e sono convinto che tutti insieme, ripeto, tutti insieme possiamo fare delle belle cose qui ad Alessandria. Quindi c'è solo assolutamente voglia di cominciare e voglia di fare bene. Da aggiungere, il progetto è sicuramente un progetto importante. La squadra era già competitiva l'anno scorso e speriamo che siamo qui a mancare anche di nuovi per dare un contributo in più e migliorare ciò che di buono è stato fatto l'anno scorso. L'obiettivo deve essere comune e unico, come ha detto Luisa, sappiamo bene dove vogliamo arrivare e con la pazienza e la qualità cercheremo di coronare anche questo piccolo sogno, che penso che il Presidente abbia dimostrato che comunque degli sforzi sta facendo, e adesso tocca a noi, ecco, andare in campo e concretizzare ciò che ha fatto lui. Ma comunque c'è da aggiungere poco, quando ho detto più o meno tutto, posso dire che sono contentissimo di essere qua. Si vede che è una società molto organizzata, cioè, ci hanno già parlato un po' e tutti tutti vogliamo far bene e ci sono tutti i presupposti per farlo, per quello ci possiamo veramente divertire. Ci sono domande da parte vostra? Sì, che rapporto avete tutti e tre con il probabile uomo di cui si parla con 4-3-3, se l'avete già giocato, con quali risultati e quali posizioni? Personalmente sì, ho già giocato con questo modo, un modulo che centrava di tre davanti alla difesa, di cercare di diventare tempi, di cercare di dare più valori possibili a queste due persone. E, però allo stesso tempo, anche parlando di questo tutto, il modulo, ci vogliono dei concetti di gioco, il modulo viene in un secondo tempo, quindi se il modulo del 4-3 può essere utile per far sì che tutti i giocatori giochino bene, va bene, ci si riesce a cambiare, però è un modulo che personalmente mi conviene. Io ho giocato 4-3, ma
Perché punta centrale. Sì, punta centrale, punta anche l'esterno, però meglio punta centrale. E, però ecco, penso che siano solo numeri, come ha detto anche il mister, l'avrete detto. Penso che sarà a noi cercare di trovare il modulo giusto e di capire i concetti che ci spiega l'allenatore, se poi è 4-3, 4-4-2 si tratta di spostarsi 5 metri, ecco, dalla zona. Quindi, come ha detto anche il mio compagno, Marco e Massimo, prima Raff, penso che sarà a noi poi trovare ed esprimere i concetti dell'allenatore. No, il 4-3-3 ci ho giocato anch'io, soprattutto l'anno scorso ho fatto più o meno sempre l'attaccante esterno sinistro, però ho fatto anche la punta centrale, altre caratteristiche di Marconi e Boccalon, però l'ho fatto e in caso posso anche farlo. Cioè, però diciamo io personalmente sono un attaccante esterno. A destra mai? No, ci ho giocato, però preferisco stare a sinistra perché mi piace centrarmi e tirare i posti. No, cioè, ho giocato quasi sempre l'attaccante a sinistra. Avevi fare per calciare col destro? Sì, o calciare o no. Fare un passaggio aggressivo. Quello, no, mi piace molto, mi piace trovare spazi tra le linee e niente. Ci sono viste squadre magari non fortissime, però vincere perché c'è coesione, c'è gruppo, ci sono magari viste squadre forti, magari non ci si aiuta. Cosa serve a dirlo? Come si crea il gruppo? Come sei più esperto? Sì, il gruppo sono convinto che lo si crea, sì, tra giocatori, ma allo stesso tempo devono essere bravi anche gli altri componenti, quindi mister, direttore, presidente, di cercare di trovare quel puzzle perfetto tra di noi. E si crea con la cultura del lavoro, con la cultura di voler ascoltare ciò che il mister si possa dire. È vero che dentro il sangue, dentro le vene scorre sangue, quindi nessuno è contento se va in tribuna o non gioca. Quindi cercare di coinvolgere tutti allo stesso maniera, più o meno giovane, e solo con questa voglia che si ha dell'unico obiettivo che è quello di vincere, si possono ottenere la vittoria, sicuramente. Altre domande? Tu hai fatto fatica a avvicinarti fuori da quella gabbia di tifosi che non voleva assolutamente mollarti. Non ho capito. No, dalla tua squadra, da Bossano, da sì, Bossanino. Diciamo, ho letto qualche cosa di importante, nel senso non volevano mollarti. Sì, ma diciamo più che altro perché sono del posto. La politica dell'Alto Adige, del Sud Tirolo Alto Adige, era sempre di cercare di prendere nel settore giovanile i giocatori del posto e io ero uno di quelli, però cioè, è normale che se un giocatore prova o cerca di qualcosa di diverso e niente, come già detto sono contentissimo di essere qua. E, certo, l'Alto Adige è la mia casa e mi seguo anche da qua. Se non altro è quello difficile andare a casa che deve giocare. No, è tutta un'altra cosa. Buona. Dalle vostre dichiarazioni mi sembra che lasciate da parte la diplomazia, cioè che obiettivo si dà secondo voi l'Alessandria quest'anno? Poi sentiremo il presidente cosa dirà nei prossimi giorni. Seconda rete dell'alfabeto. Sì, diplomazia vuol dire cercare di spiegare ciò che è qua. Quali sono, diciamo, le nostre intenzioni? Sicuramente le intenzioni sono positive sotto tutti gli aspetti, però allo stesso tempo non è mai facile vincere, quindi bisogna mettersi lì a pedalare. Cioè,
bisogna essere, non si potrebbe dire, no? Bisogna essere incazzati in campo, bisogna essere consapevoli dell'obiettivo e quello che ci siamo messi in testa, quindi percorrere una sola strada. Quanti campionati avete vinto in carriera? Ciascuno? Due anch'io. Io zero. Io non vorrei piacere. Sei venuto a poco. Sono provare. Livorno. Livorno. E Lecce. Tutti importanti. Voi che avete giocato nel Vini lo scorso anno, che vi sarete però pensato di esistere, poi giocato nel eccetera. Le differenze sono tra i Gironi. No, ho giocato vicino al centro. Sì. Ma c'erano molti derby perché molte squadre sociali. Quindi non è partite particolarmente sentite. Un tecnico più agonistico o tecnico anche più? Penso che il livello sia uguale di tutti e tre, poi magari nel Girone Nord c'erano squadre un po' più attrezzate. Diciamo così perché? Poi nel lascio cioè è andata la quinta, la quarta dell'A è andata poi in B, e Girone A ha espresso probabilmente il calcio migliore, no? Forse con più qualità, forse sì. Però la Lega Pro è tanto agonismo negli ultimi anni. Nel calcio si è puntato di più a questo aspetto nel tempo, nel limite secondo me, la qualità è tutto il calcio, tutte le categorie. Quindi bisogna che questa qualità ci debba essere, in questa categoria ci deve essere in tutti noi. Però allo stesso tempo penso che mister, insomma, noi vogliamo giocare un po' a casa. Altro? Il fatto che i campionati, cioè che si cominciano ovviamente il 6, sicuramente il 6, è un problema, nel senso che l'attesa diventa più lunga, ovviamente cambia qualcosa nella metodologia, non va a fare. Penso che tutti dobbiamo fare l'inizio il prima possibile, divertirci e iniziare questa avventura. Però saranno settimane in più per conoscerci ancora meglio. Allora, oggi alle 5, Michelin. Fine dell'allenamento parlerà alla fine parlerà quindi 6:30 se non ci sono altre domande ci sentiamo qui e ci vediamo nei prossimi ci sono soltanto già un'idea di orario di domenica ancora no.